Ciao a tutti ragazzi, sono Amber di Dragon Steak TV. Allora ragazzi, ci siamo, 2987 trofei. Se vinco questa battaglia, che andrò a fare direttamente adesso in live, siamo finalmente in arena leggendaria. Ragazzi, alzate tutte le mani in questo modo mentre guardate il video. Non so come terrete il telefono, non mi interessa, ma passatemi tutta la vostra aura. Vediamo ragazzi se riusciamo finalmente ad arrivare in arena leggendaria. Ho faticato un sacco per arrivare fino a questo punto e dunque siamo pronti per andare ad attaccare. In questo video ragazzi andremo a fare solamente un attacco. Vediamo se riusciamo dunque ad arrivarci. Ok, non perdiamoci in chiacchiere. Questo ragazzi sarà il mio deck, ovvero questo qui. Quindi con il gigante royale e con i due maghi. Ed ovviamente anche con l'estrattore di Elisir. E il mio ragazzi, la mia torre inferno livello 7, che utilizzerò nel caso il giocatore mi mandasse il golem, il pekka, oppure anche lui il gigante royale o anche il gigante normale. Non perdiamoci in chiacchiere ragazzi e direi di attaccare. Eccoci ragazzi, ci siamo. Siamo contro un livello 9, cioè 2970 trofei. Allora, concentrazione. Allora, c'ho paura. Allora, cominciamo con l'estrattore, benissimo, che già ce l'ho sbloccabile. Schieriamo il nostro bel estrattore di livello 6, ragazzi. Vediamo un pochino che cosa fa, come risponde il nostro Moskva. Ok, allora, ok. C'ha la principessa. Dunque, lasciamo un attimo avvicinare, ragazzi. E voglio provare a mandare già gli sgherretti. Ok, lo sapevo, zack. Via in questo modo e vai con gli sgherri invece da quest'altra parte. Vediamo se c'ha le frecce. Intanto mi sa che, ok, c'ha la scarica, non importa. Però ragazzi abbiamo già capito che c'ha il gigante royale e che posso anche fermarlo con la mia torre infernale e il mio stregone di ghiaccio. Ok, mi ha fatto solamente qualche danno al mio estrattore di Elisir. Mettiamoci i goblin, vediamo se riusciamo a togliere qualche danno ulteriore alla sua torre. Vediamo, ok, c'ha i barbari. Ragazzi, questa secondo me potrei anche vincerla, possiamo farcela. Ok, c'ha l'avveleno. Doppio estrattore di Elisir in questo modo. Intanto una ci sta per abbandonare, purtroppo l'avveleno l'ha distrutta. Ok, di nuovo, torre infernale. Anche se ragazzi, questo può essere un problema, perché se mi manda il gigante royale praticamente potrebbe farmi fuori da lontano, da una distanza diciamo buona, la mia torre infernale. Quindi questa volta utilizzerò la mia orda di sgherri. Attenzione, siamo a 8 di elixir ragazzi, da 30 secondi doppia produzione di elixir. Quindi mettiamoci il nostro stregone di ghiaccio qua, no? Dopodiché mettiamoci la fireball in questo modo. Quindi se adesso manda i barbari, io andrò a utilizzare questa volta il mio stregone. Però purtroppo non c'è abbastanza elisir. Vediamo, adesso manda i barbari sicuro. Ok, ci mettiamo qua il mio stregone intanto ragazzi, vediamo. E aspettiamo di caricare elisir, perché voglio sbloccare assolutamente la torre infernale, perché sicuro adesso mi attaccherà con il gigante royale. Ragazzi, siamo in vantaggio enorme. Siamo a 1000 di vita mancante al giocatore, all'avversario. Ragazzi, la leggendaria mi sta aspettando. Ragazzi, mi sta aspettando, sono sicuro. Eccolo lì, infatti lo sapevo. Ci mettiamo qui i miei sgherretti, ragazzi. Intanto non faccio niente, tanto la scarica non mi uccide. La mia orda di sgherri, che è anche a livello 10, è portato da pochissimo. Intanto, ragazzi, mi raccomando, un like qui sotto. Ci siamo quasi. Non manca molto, ragazzi, alla leggendaria. Possiamo farcela. Intanto che culo, ho tolto qualche danno anche ai due barbari. Attenzione, ci mettiamo qua lo stregone, ci mettiamo qua la torre infernale, così magari se appena facciamo fuori i suoi barbari andare ad attaccare invece il suo domatore. E di qua procediamo in questo modo. Via, vai. Vai, corri, sgherretti di qua. 15 secondi ragazzi, possiamo farcela. I miei stregoni di ghiaccio mi stanno aiutando tantissimo. Attenzione, ci siamo quasi ragazzi, ci siamo. E si va in arena leggendaria. Finalmente ragazzi, per la prima volta, finalmente siamo in arena leggendaria. Più 28 trofei e anche un baule magico, incredibile ragazzi, anche una magical chest, ci va proprio a culo, incredibile, ci portiamo a casa la vittoria con 28 trofei e ragazzi, eccola qui, siamo in arena leggendaria e finalmente 3015 trofei. Finalmente ragazzi, e ovviamente vi ringrazio anche per tutto il vostro supporto, per tutta la serie che ho fatto sulla Road to Arena leggendaria. Finalmente ragazzuoli, dunque direi di andare anche
ad aprire il baule magico, quindi aspetteremo ovviamente 12 ore. E ragazzi, voglio un consiglio da voi. Siccome sapete benissimo che in Arena 8 potranno apparire nello shop le leggendarie, stavo pensando di aspettare che esca la scintilla e di shopparla, ragazzi, quindi con l'oro, senza andare quindi a sprecare soldi per aprire bauli e che magari neanche ci esce una leggendaria. Quindi secondo voi faccio bene oppure, ragazzi, dovrei shoppare per fare un'altra chest opening? Io penso che sia meglio aspettare che mesca soprattutto la scintilla, perché come sapete anche in un tutorial che ho fatto tempo fa vi ho detto che la cosa migliore è prendere le carte direttamente dallo shop. Quindi penso, ragazzi, che farò così in realtà. Lasciatemi comunque voi dei consigli qua sotto. In ogni caso vi dico già che io voglio assolutamente trovare la scintilla, ed è quella, ragazzi, per cui voglio portarvi dei deck, visto che è veramente troppo troppo forte. E se vi siete persi intanto anche l'altro video che ho caricato invece qualche giorno fa, in cui vi ho detto che probabilmente ci sarà un'altra nuova arena, ovvero l'arena Titano a 4000 trofei. Vi lascio qui sotto comunque il link in descrizione. Bene ragazzi, il video dunque, come detto in questo video, finisce qui. Solamente un attacco e finalmente siamo in arena 8. E dunque, grazie mille per la visione, ragazzi, e ci vediamo dunque molto presto con dei nuovi deck, altri video col mio account secondario e anche i deck, si spera, con la scintilla appena riuscirò ad ottenerla. Grazie ragazzi, ci vediamo molto presto, mi raccomando un like qui sotto come sempre, visto che state aumentando sempre di più nei miei ultimi video, e vi ringrazio per questo, grazie per la visione e ci vediamo molto presto, ciao ragazzi.